Ciao ragazzi, bentornati. Parliamo oggi della società egizia. Allora, gli artigiani e gli artisti nella società egizia avevano un ruolo molto importante. Infatti, vivevano in villaggi a parte rispetto al centro ed avevano dei notevoli aiuti dallo Stato perché considerati fondamentali, molto importanti per la società. Inoltre, anche i contadini, pur essendo importanti e fondamentali per la società, invece al contrario, vivevano in una situazione decisamente disagiata, cioè loro vivevano in alcune zone dove molte volte erano invivibili, erano molto poveri perché obbligati a pagare dei tributi, quindi dovevano pagare delle tasse, eppure avendo un ruolo molto importante per la società non venivano aiutati. Molti dei contadini potevano anche avere alcuni pezzi di terra che erano personali propri, ma erano talmente alti i tributi che comunque non riuscivano a a vivere agiatamente o comunque discretamente. Quindi i contadini vivevano in una situazione molto più precaria rispetto agli artigiani. Per ultimo, nella scala della società, vi erano gli schiavi. Gli schiavi erano considerati proprietà, quindi venivano acquistati, considerati appunto delle proprietà privi di diritto, privo di qualunque potere decisionale, ed inoltre facevano parte delle popolazioni che venivano occupate oppure di coloro che si erano ribellati in qualche modo, o a volte erano i più poveri della società, che venivano appunto sfruttati in quanto ritenuti privi di diritto. In questo contesto storico, in maniera molto anomala, la figura della donna invece era molto diversa rispetto a quello che abbiamo visto finora nell'antichità, ovvero la donna e l'uomo avevano uguali diritti, cioè venivano considerati uguali. Quindi la donna, soprattutto le donne sposate con degli uomini che avevano un ruolo nello Stato, acquisivano di diritto lo stesso prestigio del marito. Avevano potere decisionale, potevano assumere anche dei ruoli importanti, ricordiamo le donne faraone, e quindi avevano nella società un ruolo paritario rispetto a quello dell'uomo, che è una cosa nuova, particolare, che lascia intendere come anche la cultura egizia era diversa. Infatti molte divinità donne erano proprio considerate molto importanti, erano considerate come l'origine della vita e quindi in quanto tali molto molto importanti. Allora, introduciamo i tre termini nuovi di oggi, che sono tributi. Con tributi parliamo di prelievo, cioè di prelievo di ricchezza dal popolo, cioè in effetti è prendere una parte della ricchezza che apparteneva a ogni singolo cittadino del popolo. Complementarietà vuol dire uguale autorevolezza, quindi la donna era complementare con l'uomo, aveva la stessa autorevolezza dell'uomo. E terzo, coatto, cioè coatto vuol dire per forza, quindi detratto con forza, in maniera coatta. Ragazzi, vi raccomando, quando andate a ripetere questo argomento cercate di introdurre i termini nuovi, fate vostro l'argomento, scaricate la mappa che troverete sotto questo video, ascoltate gli audio che vi aiuteranno a leggerla, sottolineate, coloratela, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, attivate la campanella, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social. Ciao ragazzi, alla prossima!